i piloti del Wilson Team, Marco Cherubini, Alessandro Paleri, Eric Custace, sì, sarebbe meglio. Se si allontana. E a sorpresa, Walter Mondani. Okay. Vabbè, avete le scarpe della festa, Walter. Ma no, scusa. Sei sulla di Roma. Ok. Devo spostarmi? Allora, intanto grazie e benvenuti tutti all'Aeroclub di Milano che ci ospita per questa giornata così particolare nella storia delle Wilsonine. Vorrei fare subito un saluto alle autorità presenti, intanto il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia, il dottor Alan Christian Rizzi, il sindaco di Brescia, ecco un applauso. Il sindaco di Bresso, il dottor Simone Cairo. Il presidente del Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo, il dottor Luca Papini. E il colonnello Stefano Tessaro, in rappresentanza del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Facciamo subito un saluto anche agli equipaggi dell'Aeronautica Militare che avete visto atterrare, alcuni li avete visti atterrare direttamente qui sulla pista di Bresso, altri purtroppo per motivi tecnici non sono potuti atterrare qui e hanno dovuto lasciare l'aeroplano parcheggiato all'aeroporto di Linate. Però salutiamo il tenente colonnello Francesco Ferrari Agradi, comandante della squadriglia di Linate, che è arrivato con l'elicottero, l'NH-500. Il maggiore Massimiliano Di Trani, comandante del gruppo di volo a vela del 60° stormo di Guidonia. Dov'è Massimiliano? Eccolo là. E il maggiore Ruggero Simoncelli del 98° gruppo della 46esima brigata aerea, che è il capo equipaggio del C-27J Spartan, che purtroppo hanno dovuto parcheggiare all'Inate, ma poi ci manderanno le foto, vero? Grazie, grazie per essere qui. Devo dire che in particolare la 46esima brigata aerea è gemellata con il Wilson Team, per cui oggi, un po' anche a sorpresa, visto insomma la giornata particolare, sono riusciti a farci visita ed è veramente un onore per noi, grazie. Allora, chiamo subito qui a raggiungerci sullo stage Antonio Giuffrida, il presidente dell'Aeroclub di Milano, eccolo qui, buongiorno presidente, e Rinaldo Gaspari di AOPA. Loro sono i padroni di casa, hanno voluto ospitarci per questo evento, per cui passo loro la parola per un saluto. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, non voglio appropriarmi di meriti che non ho, il padrone di casa qui è ENAC, noi siamo dei concessionari peraltro importanti, ma quindi permettetemi di ringraziare anche ENAC, anche se non vedo nessuno che la rappresenta. E per me è un onore avere qui questi nostri amici, nei cui confronti abbiamo e tuttora continuiamo ad avere un senso di infinita stima. Qualche giorno fa a Venezia abbiamo sentito come dire, lodare le donne, no? È stato detto che un uomo è una donna che non ce l'ha fatta, ecco. E questi ragazzi sono uomini e donne che ci insegnano che il limite è oltre e che non ci dobbiamo fermare dove a volte pensiamo ci si debba fermare. Ecco, loro vanno oltre con il loro esempio, ci riescono a spiegare e insegnare di quanto sia limitato il nostro orizzonte. Per chi vola avere orizzonti che vanno oltre è assai importante. Averle qui per me è un punto d'orgoglio. E poter collaborare con loro e poter contare della loro amicizia è un continuo segno e punto di stima che spero di continuare ad avere anche quando poi insomma, la mia esperienza qui all'Aeroclub Milano prima o poi cesserà. Quindi grazie per essere qui, grazie per quello che fate, per quello che ci insegnate, per quello che continuate a fare con la leggerezza delle ali di una farfalla. Rinaldo. Grazie. Allora, credo che sia difficile continuare ad aggiungere delle cose. Veniamo da un periodo pesante,
che ci ha distanziato. Veniamo dalla parola distanziamento e oggi ci troviamo qui tutti insieme, invece stretti, e sono molto felice e orgoglioso che qui insieme ai ragazzi, insieme a noi, ci siano tutte le eccellenze del volo che ben conosciamo, a cominciare ovviamente dall'aeronautica militare, che è la nostra grande madre e ci dà la via continuamente. Io sono molto orgoglioso, sono felice di questa partnership con il WeFly Team, e devo dire che è abbastanza difficile per me parlare di questi amici, perché di amici si tratta. E quando pensi di essere stato stupito a sufficienza, c'è sempre qualcosa in più. Loro sono capaci di spostare l'asticella sempre più in alto, e questa volta l'hanno fatta davvero bella con questi nuovi velivoli disegnati dall'amico Mirko. Dove sei, Mirko? Eccolo là, Mirko Pecorari. Ricordiamo che ha disegnato anche le derive delle frecce tricolori, i loro caschi, eccetera, ed è un'altra eccellenza nazionale che porta in giro per il mondo il nostro Made in Italy e il nostro stile. Prima di leggervi una cosa, perché ENAC in realtà non è assente, il direttore generale Alessio 40 mi ha pregato di portarvi questo messaggio che io vi leggerò adesso. Voglio darvi le vostre tessere con il nostro, con il logo nuovo del WeFly Team. Vediamo se ce la faccio. Questo è Eric Costacer. Questo è Walter Mondani. Anche Pino Di Feo, ovviamente. Marco Cherubini, apritele pure, e Alessandro. Quindi siamo tutti qui insieme e è un onore per me anche portare il saluto di Alessio 40, direttore generale di ENAC, che mi ha mandato personalmente questo messaggio, questo breve messaggio di augurio per il team, pregandomi appunto di leggervelo. In occasione della giornata di oggi, durante la quale viene presentata la nuova flotta del WeFly Team, essendomi impossibile partecipare a causa di altri impegni già programmati, sento forte il desiderio di esprimere la mia immensa stima per il lavoro che tutti voi avete portato avanti negli anni, e altresì di manifestare la condivisione di ENAC per i traguardi raggiunti. Infatti, con il vostro impegno costante nel tempo, siete l'esempio di come la disabilità non può e non deve essere considerata un limite. Piuttosto essa può costituire un valore aggiunto, in grado di rimuovere ogni tipo di barriera, superando altresì qualsiasi forma di pregiudizio sociale. Ogni obiettivo inizia sempre da una grande forza di volontà e determinazione, perché solo con esse si è in grado di realizzare i propri sogni, rendendo possibile ciò che in genere viene considerato impossibile. Volo e disabilità, infatti, se possono apparire ad un'analisi superficiale due realtà in antitesi, al contrario, semplicemente attraverso l'utilizzo di specifici ausili, si può dimostrare come avere dei sogni e cercare di realizzarli è possibile. Ed è ciò che voi avete dimostrato e che quotidianamente continuate a dimostrare con la vostra attività. Il vostro, dunque, è un importante messaggio di speranza nei confronti di aspiranti piloti, i quali, trovandosi nella medesima condizione, si danno spesso per sconfitti. Non solo. Ciò che con voi e con il vostro impegno rendete chiaro a tutti è l'inclusività, la vera inclusività. È un concetto che travalica ogni lettura di natura giuridica per diventare sempre più una regola di vita che qui oggi viene elevato al più alto rango. L'attività di sensibilizzazione delle nuove generazioni infatti rappresenta un fondamentale strumento di supporto in grado di infondere nei giovani la fiducia nella possibilità di credere nelle proprie aspirazioni, perché queste, con sacrificio e costanza, si possono realizzare fronteggiando difficoltà, cambi di rotta imprevisti che spesso la vita ci pone lungo il nostro cammino. Vi auguro dunque di continuare a nutrire la vostra passione verso l'attività di volo e di raggiungere numerosi altri traguardi nell'ambito della vostra esperienza professionale, con la speranza di potervi unire nel futuro ad altre vostre iniziative. Porgo a tutti voi un caloroso augurio di successo. Alessio 40. Grazie ad Alessio 40, amministratore dell'ENAC, grazie a Rinaldo. Io inviterei anche il dottor Rizzi qui per un saluto, poi dopo magari ci rivediamo per i saluti finali, però mi sembra doveroso. Grazie di essere qui intanto. Grazie a voi per l'invito, io sono davvero particolarmente
emozionato e contento di essere qui oggi. Porto i saluti del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ho sentito gli interventi che mi hanno preceduto e penso che ci sia veramente poco da aggiungere, soprattutto la lettera che è appena stata letta di ENAC, però non posso fare altro che ringraziare chi ha fortemente voluto la costituzione di questo team, chi ha fortemente voluto l'iniziativa di oggi e chi ogni anno organizza, proprio perché la promozione per me è una cosa fondamentale, il giorno dedicato all'iniziativa pilota per un giorno, perché quella che è dedicata ovviamente alle persone con disabilità serve per fare promozione. Quindi l'impegno, la determinazione, la forza con la quale ci dimostrate ogni giorno che si possono veramente sconfiggere ogni tipo di barriere dà la possibilità anche a persone come noi di continuare su questa strada. Quindi davvero grazie e complimenti. Regione Lombardia sarà sempre al vostro fianco. Devo entrare un po' nel clou di questa nostra presentazione. Li avete visti i protagonisti nuovi di questa giornata, che sono questi nuovi aerei. Questi aerei sono autocostruiti, sono aerei acrobatici che i ragazzi, i piloti, Marco ed Alessandro, hanno costruito con le loro mani. Si sono voluti un po' di anni, tante ore di lavoro, però dopo ci spiegheranno come hanno fatto. Però pensate alla difficoltà di poter costruire bullone per bullone, lamiera per lamiera, degli aeroplani che, come vedete, sono delle perfette macchine volanti. Vengo qualche dato caratteristico prima di passare la parola ad Alessandro. Allora, sono aeroplani di posto, un pilota e un passeggero, sono lunghi 6,20 m. La superficie alare è di 11,2 metri quadrati, hanno un peso massimo al decollo di 816 kg. Questi sono equipaggiati con un motore Lycoming da 180 cavalli con elica a passo variabile e sono molto veloci. Allora, intanto passo la parola ad Alessandro. Alessandro è il team leader e il leader della pattuglia aerea. È quello che sta davanti a tutti ed è quello che dà gli ordini ai gregari per eseguire le figure che vedete durante il loro display. Intanto grazie per essere qui al Sabato. Grazie a voi di essere qui tanto. Abbiamo voluto presentare in forma ufficiale questi aeroplani chiamando a raccolta tutte le persone che ci hanno supportato nel percorso che è arrivato a questo piccolo traguardo, che è un traguardo ma è un gran premio della montagna. Adesso inizia a discendere, il traguardo è ancora lontano, mi auguro non arrivi mai al traguardo. E quindi felici di avervi qui, proprio perché sappiate che se vi abbiamo chiamato è perché un pezzettino di voi è con noi nel nostro locale. Grazie Ale. Allora, io cogliendo lo spunto dalla lettera del direttore dell'ENA, cioè anche da quello che ha detto il dottor Ricci, volevo ricordare che quella del Whipple Team, più che una pattuglia aerea, è una vera e propria missione, cioè quella di trasmettere a tutte le persone, non solo ai disabili, a tutti, la capacità, la voglia di farcela, di perseguire dei sogni e di fare in modo che possano realizzarsi. E loro lo fanno forse anche senza saperlo di fare, perché loro inseguono il loro sogno, però poi trasmettono a tutti noi la capacità di individuare un obiettivo e trovare il modo di raggiungerlo. Quindi seguire quella strada che può portare in un modo o nell'altro a perseguire quell'obiettivo. L'ha detto benissimo il direttore dell'ENAC, l'ha sottolineato il dottor Ricci e devo dire che è effettivamente così. Ieri sera il maggiore di Trani, dov'è Max? Fatti vedere, ma anche caspita lì dietro, vieni qua davanti. Max ieri sera mi ha mandato un messaggino, una foto, un ricordino, in cui c'era una foto dei nostri aerei a Guidonia, quando abbiamo fatto una giornata piloti per un giorno speciale, dedicata ai disabili del Lazio. Non eravamo mai andati così a sud, perché i nostri precedenti aerei degli ultraleggeri non ci consentivano di andare così lontano. Però ci siamo andati e
abbiamo fatto una bellissima giornata proprio con l'aeronautica militare, con il 60° stormo di Guidonia, ed è andata benissimo, no? È andata benissimo la giornata, abbiamo fatto volare parecchie e parecchie persone, amici che ancora ringrazio, quindi veramente vi porto i saluti di tutta la cittadinanza di Guidonia, specialmente di quei ragazzi che hanno avuto la possibilità di volare per un giorno con voi, perché permettete una forma di volo che in molte altre occasioni non è fattibile, quindi è andato tutto benissimo. Poi, piccola perla alla fine, qualcuno è rimasto bloccato a Guidonia, no? Esatto, poi alla fine però abbiamo risolto tutto. Max, la ripeteremo. Adesso, dai il colonnello, mi raccomando. Le strapperò tante promesse oggi, e qualcuno la strapperò anche al dottor Rizzi. Sì, io prima ho detto che i nostri aerei precedenti non potevano andare tanto lontano. Momento, in una sola tratta, in un'unica soluzione, perché poi lontano ci sono andati. Hanno fatto praticamente il giro d'Europa, sono andati all'Arta Tua, a Farfon, sono andati in Grecia, sono andati a Malta, di giri ne hanno fatti questi ragazzi. Parlavamo di questo aereo, Marco, chi più di te può spiegarci quanto è stato difficile aprire una cassa, trovare tante vite, tanti bulloni, tante lamiere e trasformarlo in quell'aereo là? Ma penso che alla fine, come dicevi tu, come dicono tutti, non è difficile il fatto di aver costruito un aereo, è importante quando apri la cassa e guardi tutti quei pezzi che sono veramente, ma veramente tanti, le vitine, i bulloncini, tutti i chiodini, sono veramente tanti. L'importante non è non abbattersi, crederci e chiodo dopo chiodo arrivare a questo risultato. Per me è stata una soddisfazione enorme, appunto, aver anche dimostrato a me stesso di poter arrivare alla fine della costruzione. L'aereo vola, io ho lavorato per la costruzione di questo aereo 4 anni, tra l'altro con il blocco del Covid, con un sacco di problemi. All'inizio mi sono anche rotto la spalla sciando, sono stato fermo 5 mesi, poi ho ripreso il lavoro, quindi è stato impegnativo, ma la soddisfazione appunto è quella di adesso vederlo volare e insomma vederlo qui a fianco a noi. Sarà un piacere vedere tutti voi alla prossima volta e farveli vedere in cielo, fare e volare, e non essere qui a terra a parlare, ma che ci sia qui solo Pino a parlare e io essere in cielo a farvi vedere come volano questi aerei. Intanto ringrazio tutti voi che siete venuti comunque anche a vedere gli statici. Esatto, loro sono quelli che si divertono in cielo, io sono quello che deve rompere le scatole alla gente parlando. Oggi ne vedete due di aeroplani, abbiamo volutamente messo qui in mostra statica i due aeroplani, quello del leader e quello del gregario di sinistra di Marco, che sono gli aerei con i comandi modificati. Loro chiaramente non possono utilizzare le gambe. Chi è familiare con il concetto con il pilotaggio dell'aeroplano sa che le gambe servono per governare il timone. Ebbene, loro ovviamente hanno dovuto adattare i comandi dell'aeroplano per fare tutto con le mani. Poi Alessandro, che ha progettato, Alessandro è un ingegnere laureato al Politecnico di Milano, ha progettato quel comando, poi ci spiegherà come funziona. Però ne vedete comunque tre di aeroplani, perché il terzo è quello che ha lasciato l'eredità al nuovo Panzer EU7, il Texan della Fly Synthesis. Eric è giunto in volo con il suo aereo da Caposile, dove gestisce una delle più importanti scuole di volo per il VDS in Italia, ed è un po' un passaggio del testimone dal vecchio al nuovo. Eric. Va bene, sono un po' emozionato, visto tanta gente, non sono più abituato. Io sono contento di essere qua, sono contento di avere tanti allievi, vedo tanti allievi vecchi, stravecchi e nuovi anche in carrozzella, e mi fa tanto piacere, vedo che volate, perciò eccetto qualcuno un po' meno. Io non so neanche che cacchio devo dirti, comunque va ben così. Ragazzi, devo dire, conosco Eric da ormai più di 10 anni
Raramente l'ho visto così emozionato, per cui direte un applauso forte, ma forte se lo merita. Allora, come vedete di piloti ce ne sono quattro. Abbiamo deciso, hanno deciso, di inserire un quarto elemento in formazione. Attualmente è in addestramento e dalla prossima stagione, che a questo punto sarà dal 2022, entrerà in pattuglia un quarto pilota. Gli aerei resteranno sempre tre, quindi insomma darà un supporto, ed è Walter Mondani. Intanto vi chiedo di fargli un applauso. Walter è monzese, è nato nel 1971, è un ingegnere, un architetto. Noi li prendiamo titolati i piloti. Pilota dal 2009, ha circa 1100 ore di volo, se non sbaglio, su tanti aerei, di cui 600 in particolare sull'RV. Intanto, benvenuto in pattuglia, Walter. Grazie. È timido. Allora, aspetta. È titolato, ma è timido, però è bravo a pilotare. Intanto, perché hai deciso di entrare in questo gruppo di scalmanati? Beh, intanto non ho deciso, nel senso che io ho conosciuto un bel po' di anni fa Alessandro, e con Alessandro è nato un rapporto d'amicizia, e dopo Alessandro ho conosciuto Marco e poi la famiglia WeFly. L'amicizia c'era, abbiamo volato tante volte assieme, siamo stati tanti giorni insieme, e poi quando c'è stata la possibilità, Marco, Alessandro e Eric mi hanno chiesto se era mia intenzione, se mi sarebbe piaciuto far parte della WeFly, e avevo conosciuto anche tutti gli altri membri della WeFly, che oltre a un team è una famiglia, cioè si sta bene, sono amici, e quindi ho deciso di accettare. Soprattutto hanno uno speaker bravissimo, cioè vale la pena solo per quello. Come diceva Rinaldo prima, leggendo la lettera del direttore dell'ENA, che come sottolineava anche il dottor Rizzi, essere in questa pattuglia non è solo andare in aria a fare capriole, è sposare una missione. Quindi è quello che penso tu voglia fare da qui a tanto tempo. Assolutamente sì, anche perché tu sai che io sono, a parte questa giornata, sono stato tante volte con voi, pilota per un giorno, piuttosto che tutte le iniziative che abbiamo fatto insieme erano condivise. Poi quando ho detto che la WeFly è anche una famiglia, era il senso allargato di tutto il discorso generale della WeFly. Non è solo volare, non è solo mangiare, e non è, è tutto. Grazie Walter, e tanti bei voli insieme al WeFly Team. Un applauso, ragazzi. È timido, ma incoraggiato. Allora, io vedo tante facce amiche, tante persone care, in particolare però loro mi consentiranno. Volevo fare un saluto, adesso non so se intanto è diventato generale, però il colonnello Tiziano Ponti, eccolo là, fatti vedere. Allora, Tiziano fa parte di un bel periodo della storia del WeFly Team, diciamo quasi un membro onorario, perché Tiziano è un pilota dell'Air Force Svizzera, dell'aeronautica militare svizzera, ritirato da poco, e è stato l'organizzatore di un bellissimo evento in Svizzera in cui eravamo invitati come pattuglia. E quell'evento ci è rimasto veramente nel cuore, soprattutto ci è rimasto nel cuore l'amico Tiziano e tutta la sua bellissima famiglia, che oggi dalla Svizzera sono venuti qui per rendere omaggio alla nuova pelle del WeFly Team. Quindi grazie Tiziano e grazie a tutti voi. Allora, direi che è giunto il momento di passare la parola a chi li ha vestiti in questi aerei, perché quando Marco ed Alessandro hanno finito di prepararli erano pure alla miera, poi bisognava dargli un vestito a questo aeroplano. E quindi è arrivato con il suo genio ribelle Mirko Pecorari, che, come ti ricordava Rinaldo, pochi giorni fa, e io c'ero,
eravamo a Rivolto insieme per i 60 anni della pattuglia acrobatica nazionale, le frecce tricolori, e questo signore qua ha avuto la fortuna di vestire anche una parte delle frecce tricolori. Però la cosa più bella è vestire gli ari dello Schlein, no? Sì, anche perché spero che lo teniate su più di 2 giorni. Frecciatina alle frecce, esatto. Quello che ci accomuna, quello che ci accomuna ovviamente è la passione per questa. Vado qui. La passione per questa pattuglia, siamo diventati amici, abbiamo vestito il primo aeroplano e poi abbiamo anche vestito il secondo. Una cosa che volevo dire è che comunque è incredibile come, diciamo così, Marco e Ale abbiano potuto comunque costruirlo nonostante l'impedimento ovviamente di non muovere. Già costruire un aeroplano normalmente è difficile, quindi vorrei proprio rimarcare questa cosa perché è stata veramente un'opera eccezionale, e averci messo sopra il colore, averli vestiti come dicono loro, è decisamente stato comunque una parte molto importante e anche un divertimento insieme. Abbiamo bestemmiato, ci siamo divertiti con i colori, abbiamo cominciato a pensare a queste cose. Non tutti sanno che nei numeri della pattuglia è nascosto un piccolo 2. Il 2, infatti gli aeroplani non hanno il 2, il secondo è in ricordo di un amico che è scomparso, e quindi abbiamo continuato ad averlo con noi proprio nel numero. Quindi quando vedrete l'1, il 3, il 4, il 5, il 2 è comunque scritto piccolo proprio in ricordo di questo amico che purtroppo non è più con noi. Quindi era Fulvio Gamba, è stato uno dei fondatori della pattuglia aerea, anzi vi dirò di più, l'idea embrionale, diciamo il primo spunto per creare una pattuglia che potesse andare in giro per gli air show, comunque per gli eventi aeronautici, a far vedere che anche le persone in carrozzina possono volare ad altissimo livello, al pari, lui citava le frecce tricolori, ma al pari di tanti piloti acrobatici, era venuta proprio ad Alessandro e a Fulvio Gamba. Poi con Marco ed Eric si è deciso di creare una vera e propria pattuglia ed è nato il Triple Team. Purtroppo Fulvio è mancato in un incidente di volo, non in un'esibizione, era un trasferimento, ha avuto un problema, purtroppo è mancato. Però loro, dopo un momento comprensibilmente difficile, hanno deciso di andare avanti anche per ricordare il sacrificio e lo sforzo fatto da Fulvio. E da allora, da quando hanno sistemato la livrea degli aeroplani, hanno deciso di portarlo sempre con loro, perché di fatto Fulvio è sempre in ala con loro, come numero 2. Facciamo decollare l'aeroplano. E poi volevo chiederti, quando ci siamo sentiti a Rivolto, parlando delle frecce, tu mi hai detto, non è solo mettere dei colori su un aeroplano, cioè creare una linea vuol dire individuare cosa c'è dietro nell'anima del pilota dell'aeroplano. Ecco, che cosa hai letto nell'anima di Marco, Alessandro, Eric e Walter e di questi nuovi aeroplani RV7? L'anima, cosa abbiamo visto nell'anima? Cosa abbiamo visto? No, scherzi a parte, sicuramente abbiamo visto l'opportunità di fare un aeroplano che si vedesse in cielo e che fosse diverso dagli altri con le solite... non prende il microfono, ok. Diciamo così, con dei colori che fossero possibili, con dei colori che fossero comunque particolari, e una cosa importante è che comunque fossero diversi dai soliti. Loro sono diversi dai soliti, nonostante piaccia usare il termine diverso, tant'è vero che ci prendiamo spesso in giro come esattamente si fa tranquillamente, senza problemi, e quindi la cosa più interessante appunto per me era cercare di capire come poter far vedere gli sponsor, come poter far vedere gli aerei in volo, sopra e sotto, e poi più che altro questa piccola cosa, come vi ho detto prima, il dettaglio del numero va da sé che è proprio una molto, molto personalizzata. Le livree da noi nascono appunto con un'intervista ai clienti, e si cerca di capire
il nome del cagnolino piuttosto che un racing number, che vabbè, abbiamo un'attività di volo importante che ci sta. Prima abbiamo quello che faceva l'erba, almeno qua sono rumori di motore. E quindi niente, si cerca di inserire nei colori e nelle forme quello che descrive la tua personalità, e la personalità di questi ragazzi è stata un po' così, un mix, perché con Walter abbiamo cominciato a dire no, facciamolo così, con Marco facciamolo con là, poi alla fine decide Alessandro, perché tanto lui è il dittatore di tutto, e quindi no, scherzi a parte. Sì, è diciamo così che raccogli tutto quello che è i desideri del, in questo caso del team, e cerchi di buttarlo sul colore e sulle forme. Grazie Mirko, io penso che l'applauso te lo meriti tu adesso. Mi ha detto una cosa, non è che ci si sveglia la mattina e si inizia a montare un aeroplano dal nulla. Pensate che le regole che stanno alla base dell'autocostruzione di un aeroplano sono praticamente le stesse, sia che si tratti di questo tipo di aeroplano, sia che si tratti di un Boeing o di un Airbus A380. Ci sono delle regole ferree che vanno rispettate soprattutto per le questioni di sicurezza. In Italia questa operazione viene supervisionata e certificata da un ente, che è il CAP, il Club Aviazione Popolare, che è un ente appunto qualificato dall'ENAC proprio per la vigilanza sull'autocostruzione e sul restauro degli aeroplani d'epoca. Ce ne sono tantissimi che volano, e volano grazie appunto all'attività del CAP. Vedete le bandierine dietro di noi, e davanti a voi vedete il presidente del CAP, che è l'ingegnere Alberto Folchini, che invito a raggiungerci. Alberto, tutto tuo, tutti tuoi. Grazie, buongiorno. Per me è un onore essere qua, per due cose. Prima di tutto perché con Alessandro abbiamo iniziato tanti anni fa. Avevi i capelli allora, esattamente, perché è stato mio allievo e quindi si è laureato con me con il primo ultraleggero italiano modificato per il comando per i disabili. Quindi sono tanti anni che ci conosciamo e che seguo appunto diciamo tutto il lavoro di Alessandro e poi di quelli che sono venuti dopo. Poi chiaramente da quello la cosa è cresciuta, perché chiaramente essendo poi diventato anche presidente del CAP, e quindi a questo punto la cosa poteva anche evolvere in maniera migliore, ha pensato appunto di cambiare gli aerei. Prima volavano con i Texan, che erano degli ultraleggeri, adesso stanno volando appunto voleranno con gli RV, che sono degli experimental. Quindi sono degli aerei tutti gli effetti, quindi pilotabili appunto con un PPL piuttosto che non con un attestato VDS. E il CAP, quindi sono molto felice di averli aiutati anche a ottenere questo ulteriore risultato, perché prima l'Alessandro ha cominciato a costruire il suo, e poi adesso anche Mirko ha... prossimo, ok, no, Marco è arrivato a compimento, quindi ormai diciamo che la famiglia è praticamente completa. Anche Mondani, anche Walter, il suo, anche quello un experimental sotto il controllo del CAP, quindi tutta la famiglia del Wi-Fi è diciamo sotto la sorveglianza della collaborazione popolare. Grazie quindi per essere qua. No, grazie a te, grazie al CAP per quello che fa, perché insomma, ripeto, se tante cose belle volano nei cieli italiani in sicurezza, ripeto, in sicurezza, e anche grazie all'attività certificativa e alla supervisione del Club Aviazione Popolare. A tal proposito, mi hai dato il là per una cosa molto importante. Volevo chiedere ad Alessandro come funziona questo meccanismo che vi consente di pilotare l'aeroplano senza utilizzare le gambe. Per spiegarlo bisogna entrare un pochino nel tecnico, quindi non sarà una cosa familiare a tutti, però diciamo che per spiegarlo come lo spiegherei a mio figlio, l'aeroplano si pilota con una cloche che controlla le ali
e quindi il movimento intorno all'asse di rollio e all'asse di beccheggio, e poi c'è una pedaliera che è quella che controlla il timone e su alcuni aeroplani anche la ruota e il ruotino anteriore per permettere di sterzare. E questo normalmente viene fatto coi piedi. Sulla pedaliera, oltre al controllo della direzionalità, ci sono posti anche i freni, molto spesso, non sempre, ma molto spesso. Quindi il nostro compito è stato riportare alla pedaliera un comando manuale. Questo vuol dire avere una sorta di cloche in più nell'abitacolo, quindi con una mano si controlla quello che controlla anche il pilota normale, e con l'altra mano si va a controllare il controllo dell'imbardata e il controllo della manetta. E poi, se l'aeroplano lo permette, è ovviamente auspicabile avere in cloche le servoassistenze che normalmente sono poste un po' in giro per l'aeroplano, quindi il comando della radio, i trim, il comando dei flap. In questo modo ci permette, i militari la chiamano HOTAS, no? Quindi Hands on Throttle and Stick, cioè le mani sullo stick e sul throttle, e con le due mani messe sui comandi puoi controllare tutto quello che ti serve durante il volo, durante tutto il tempo. Non hai mai la necessità di staccare una mano e fare qualcos'altro. Questo grosso modo, ecco. Poi di fatto, dal punto di vista tecnico, la difficoltà dell'apprendimento in questa configurazione è solo data dall'abituarsi al fatto che una leva si muove in un certo modo e faccia comportare l'aeroplano secondo quanto lei fa. Ecco, tutto qui. Detto da lui sembra semplice, ma in realtà è superiore, non l'ho fatto. Sono ingegneri, ragazzi. Prima Alberto ha detto una cosa importante: al contrario degli ultraleggeri, questi sono degli aeroplani experimental di aviazione generale, per cui richiedono una licenza ulteriore per poterla pilotare oltre all'attestato di volo da diporto sportivo che serve per gli ultraleggeri. In questo caso ci vuole una licenza vera e propria da pilota privato. Alessandro l'ha conseguita in Inghilterra, se non ricordo male. Marco, pensate, è stato al momento il primo, unico al momento, pilota. Vabbè, c'è Bruno che ci sta lavorando, intanto però lui l'ha conseguita. Lui è stato il primo a conseguire la licenza di PPL, quella da pilota privato, insomma, interamente in Italia, lottando per circa una decina d'anni contro la burocrazia, e ha completato l'iter istruzionale prima all'Aeroclub di Cremona, ho visto qui il presidente che salutiamo. E allora, l'Aeroclub di Cremona ha certificato un apposito aereo, un PA-28, per permettere a Marco di completare l'addestramento. Marco ha conseguito la licenza, ma aveva delle limitazioni, quindi ha dovuto fare tutta una serie di step successivi, e ci sono voluti anni, circa 7-8 anni, e ha completato, diciamo, l'intero iter all'Aeroclub di Verona Bosco Mantico poche settimane fa. Esatto, la particolarità è che aspettavo che finisse il rumore dell'aeroplano, perché merita di essere detta per bene questa cosa. Perché pensate, il suo istruttore, durante questa fase finale dell'iter istruzionale, era il comandante Paolo Pocobelli, che è l'unico pilota commerciale italiano istruttore di volo disabile. Per cui avevamo un disabile che insegnava un altro disabile a volare su aerei di aviazione generale, ed è una particolarità che credo ci sia solo in Italia. E a Marco vado a chiedere, appunto, quanto è stato difficile arrivare a questo risultato. Allora, sicuramente è stato difficile, più che di istruzione e di imparare a usare l'aereo, che alla fine non è che cambi tanto dall'ultraleggero a passare un aereo di aviazione generale. Il problema è stato veramente resistere moralmente a diverse viaggi a Roma, avanti e indietro, ricorsi contro ricorsi, per riuscire veramente a conseguire questa licenza. È stato difficile, però, come dicevamo prima, le cose facili a me non piacciono, a noi non piacciono, e quindi basta non mollare, e anche il brevetto l'abbiamo fatto. Cioè, uno ci mette un anno normalmente, io ce ne ho messi 7, però adesso
ho detto, ho preso via che c'era. Quindi anche lì basta, ma penso che in tutte le cose, la costruzione, il brevetto, il conseguire una maturità, una laurea, basta l'impegno e credere in quello che si vuole nella vita, e io penso che si possa fare qualsiasi cosa. Io ci credo, quando decido una cosa ci credo e la porto avanti finché ce l'ho fatta. I sogni sono gratuiti, ce li abbiamo tutti nel cassetto, ricordiamoci ogni tanto di aprire il cassetto, di dare un'occhiata ai nostri sogni e di provarci, che vediamo che prima o poi, magari non tutti, però qualcuno salta fuori, che ce la facciamo a... Devo dire che qua di perseveranza ce n'è tanta, cioè non ci fermiamo mai davanti a nessun ostacolo. Il comandante dette i tempi in volo, ma dette i tempi anche a terra, però stiamo rispettando i tempi. Ho due parole. Noi non vogliamo tenervi qui e annoiarvi troppo, perché la soglia di supportazione mia, ad esempio, è già finita da tempo, quindi mi immagino la vostra. E ci terrei intanto a ringraziarvi, no? E vediamo un po' se indirizzo, ecco qua il gelato verso di là. Allora, intanto vi ringrazio ancora tutti voi che siete qui presenti, e un ringraziamento doverosissimo da parte nostra va a tutte le persone che hanno creduto nel progetto in questi anni, a maggior ragione a chi ci crede ancora oggi. Non è una così di parole per tenere buono chi ci sostiene con il proprio tempo, con le proprie energie, con le proprie risorse e con i propri fondi. Vedrete che sugli aeroplani noi abbiamo cercato di dare spazio a tutte quelle che sono le realtà commerciali e istituzionali, senza delle quali il team non avrebbe potuto raggiungere oggi i 13 anni di attività. L'abbiamo sempre gestito come una famiglia, ma la famiglia va gestita anche con attenzione a quelle che sono le risorse, anche le risorse economiche, di tempo, di spazi, rispetto delle altre persone e del far tornare un bilancio. Quindi se siamo qui oggi, noi io devo dire grazie a Coloplast, grazie a Trasporti Pesanti, a Lunson, a Zamboni, a Triride e a Viochimpex, che non vedo qui, mi dispiace tanto perché è di settore, e non di meno agli altri piccoli emblemi che vedete sulla parte posteriore dell'aeroplano, perché sono istituzioni che credono insieme a noi a tutto quello che ci siamo detti, cioè all'idea, al progetto, al fare le cose in un certo modo, e sono i Baroni Rotti, che sono la Federazione Italiana dei Piloti Disabili. Li aspettavamo oggi in arrivo dal Presidente, ma probabilmente il tempo un po' indeciso non gli ha permesso di arrivare in volo. Ma abbiamo qui Bruno, che comunque è uno dei Baroni con noi, abbiamo qui Alessandro, che anche se pilota poco, è un pilota. Oltre ai Baroni Rotti, ringraziamo il Club Aviazione Popolare, che quando una decina d'anni fa abbiamo iniziato a credere in questo progetto ci ha tenuto la porta aperta, e ogni volta che un ente, un'istituzione ha il coraggio di tenere una porta aperta, che vuol dire prendersi la responsabilità di affrontare un percorso nuovo, merita tutto il nostro rispetto e tutta la nostra amicizia. Insieme al CAP abbiamo Aopa Italia. Noi è da poco che ci siamo avvicinati ad Aopa Italia, l'abbiamo ritenuto un passo doveroso perché è in questo momento l'unica vera associazione di piloti italiani, è l'unica che ci può permettere di fare un po' di rete tra di noi e cercare di far sentire non tante piccole voci, ma una voce importante, perché a livello istituzionale tante volte bisogna anche cercare di far presente quelle che sono le esigenze del mondo dell'aviazione civile. E quindi grazie a OPA. Ultimo, ma non ultimo, e l'ho tenuto l'ultimo proprio perché è il più importante, è l'aeronautica militare.
Io credo che la nostra vicinanza con l'aeronautica militare sia un caso più unico che raro. È nata un po' come è nato con Walter, l'avvicinamento. Abbiamo iniziato a incontrarci negli air show, abbiamo, a mio modo di vedere, saputo dimostrare di essere dei piloti professionisti, anche se lo facciamo per diletto, e la stima reciproca ci ha portato ad avere una comunanza di intenti che è culminata con dei gemellaggi, con delle giornate organizzate insieme, con la voglia di fare rete anche tra civili e aeronautica militare, quindi una pattuglia civile come la nostra, perché la visione è quella. Quindi il volo visto in una certa maniera, visto con la sicurezza e visto anche come mezzo per gli altri. Aeronautica militare in questo senso è il faro che illumina tutti, in tutte le sue forme. Noi conosciamo molto bene gli amici della 46esima, per i quali io nutro una, non solo un'amicizia, ma una stima profonda. Quindi grazie di essere qui. Allora io vorrei lasciare appunto un saluto al colonnello Tessaro, che è qui in rappresentanza del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Magari invito anche il capo equipaggio del C-27, il tenente colonnello Ferrari Gradi e Max Vitrani, che sono venuti con i loro assetti dalle rispettive basi. Cedo la parola per un saluto al colonnello Tessaro. Intanto grazie di tutto, colonnello. Grazie è mio per l'invito, e in particolare porto il caloroso saluto del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il generale di squadra aerea Alberto Rosso, e anche del comandante della prima regione aerea del Presidio Militare di Milano, che è il generale Francesco Vestito, che non hanno potuto intervenire uno. Oggi ringrazio per le belle parole dette da Alessandro. Come già anticipato, abbiamo gli amici della 46esima, quelli del volo a vela e anche della squadriglia collegamenti di qui di Linate. Io non volevo ripetermi sulle belle parole importanti e anche profonde dette dai precedenti interlocutori. Volevo forse aggiungere una visione a quello che è stato e quello che potrebbe rappresentare l'evento di oggi. Una settimana fa ero in torre di controllo a Rivolto. Ero responsabile della manifestazione per la parte aerea e guardando dalla torre di controllo vedevo tutte queste belle sedie, solo 8.500 spettatori autorizzati contro i soliti 300-400.000. Un appuntamento che è arrivato un anno dopo il naturale compleanno della pattuglia, il sessantennale, che avrebbe dovuto svolgersi l'anno prima. Ma un evento fortemente voluto dal capo di Stato Maggiore, perché voleva suggellare un po' la ripartenza. Stiamo arrivando da un lungo periodo della pandemia e del Covid che non ci ha permesso di fare quello che normalmente abbiamo fatto. Quindi abbiamo visto anche quest'estate, al di là dei giochi olimpici, i giochi paralimpici, quanto bene ha fatto all'Italia. Quindi l'evento di oggi con questi nuovi velivoli deve rappresentare sicuramente per il WeFly una continuità, ma anche una ripartenza. Quindi al di là di presentarla in forma statica, adesso seguirà sicuramente una dura stagione di allenamenti e ovviamente l'augurio e l'auspicio è di vederli al più presto in volo, non solo tra di loro, ma sicuramente negli air show in Italia e magari in giro per l'Europa. Quindi l'augurio per voi di rivedervi presto. Io ho un vecchio ricordo della pattuglia Baroni Rotti, che forse all'air show di Lignano di tanti anni fa o altro, lo ricordo ancora. Quindi l'auspicio è anche per tornare alla normalità come nazione, quant'altro, voi sicuramente siete un simbolo, un segno. Quindi in bocca al lupo e speriamo appunto di vedervi nella stagione 2022 in giro per l'Italia. Grazie. Soprattutto, colonnello, possiamo auspicare di fare tante altre cose belle con l'aeronautica militare. Allora, grazie all'aeronautica militare. Un rapido saluto, penso che si meritino di farlo il tenente colonnello Francesco Ferrari Agradi, il maggiore Di Trani e il maggiore Simoncelli della 46esima. A voi. Grazie Pino, sono molto contento di essere qui con il nostro elicottero, un po' per farci vedere, perché a noi ci piace, insomma. Ringraziamo Marco, che poi conosco personalmente, l'ho visto lavorare al velivolo ed è una bella cosa. Non vedo l'ora che tu ti abiliti per fare un volo con te. Bravi, ciao. Grazie.
Grazie mille ragazzi, guarda, io ho già parlato prima, vi ringrazio ancora per questa splendida occasione. Come ho già detto anche al presidente dell'Aeroclub, queste sono le occasioni per fare squadra. Noi in questo concetto ci crediamo e lo facciamo di professione, il fare squadra, ma è bello farlo anche tra l'istituzione e l'Aeroclub e il mondo civile. Questo perché? Perché siamo pochi a volare alla fine, l'Italia non è così grande e poi quando siamo a terra ci rincontriamo, le facce sono quelle, è giusto cogliere ogni occasione per rinsaldare questo rapporto, perché non fa altro che far crescere la nostra cultura aeronautica, sia militare che civile in Italia. È un grazie, è una bellissima occasione oggi per rinnovare il gemellaggio che c'è tra di noi. L'unico neo da parte nostra è stato non poter atterrare con C-27 qui, sarebbe stato figo, diciamoci. Sarebbe stato figo, la pista perfettamente idonea, però uscendo dalla pista avremmo potuto avere qualche problema con la rigidità del suolo e quindi abbiamo lasciato il velivolo a Linate e siamo venuti con un mezzo, insomma, a vedere questi nuovi velivoli, le livree ci piace tantissimo, speriamo di vedervi presto a Pisa, magari in qualche altra occasione, grazie di cuore, continuate così, siete grandi. Grazie a te, tra l'altro io a proposito della 46esima, che sono i nostri fratelli d'ala, va detto che il generale non è potuto essere qui oggi perché la 46esima brigata aerea ha ricevuto un premio importante a Pisa per l'impegno profuso durante l'emergenza Covid per i trasporti eccezionali che hanno fatto dei malati Covid, quindi direi che un applauso supplementare se lo meritano loro per quello che fanno. Allora, comandante, i tempi sono perfettamente rispettati, direi che possiamo fare un giro di saluto finale da parte dei padroni di casa, e quindi il presidente, presidente dell'Aeroclub, il presidente della OPA, un ciao finale, e poi lasciamo un... Ecco. Ah, beh, no, allora ce l'hanno fatta. Allora, in diretta, direi che il presidente dei Baroni Rossi è invitato a parlare. Franco, benvenuti. Intanto, grazie e benvenuti. Innanzitutto, appunto, visto che è arrivato adesso il presidente dei Baroni Rossi, mi fa piacere dire questa cosa qua. Noi siamo la We Fly Team, come la PAN è per l'aeronautica. Noi siamo il We Fly Team, siamo la bandiera dei Baroni Rossi, quindi è quello che facciamo, siamo un'unica diciamo famiglia. Adesso Franco, che invito qui a dire due parole, appunto il nostro presidente che arriva direttamente dalla nostra sede che è a Castiglion Fiorentino, e sono arrivati, non so se sono arrivati, e anche dov'è finito? Rossano che Rossano, Ale, vieni, che anche Ale è un altro barone rotto, vieni qua, fai la retro qua, vieni qua, animalaccio, vieni qua. Ecco qua, è anche Alessandro, noi siamo tutti piloti, diciamo, Baroni Rossi, appunto, perché ironicamente il grande Barone Rosso e noi siamo i grandi Baroni Rossi. Passo la parola a Franco. Buongiorno a tutti, proprio presi alla sprovvista perché siamo appena scesi al volo, sì, proprio al volo. Ci tenevamo a essere qui perché, diciamo, questo evento, il fatto che Alessandro e Marco abbiano raggiunto quest'altro step, quest'altro traguardo con queste nuove macchine, con questi nuovi aerei molto più performanti che gli permetteranno sicuramente di dare ancora più visibilità a quella che è la nostra realtà e quello che è possibile fare, appunto. Che dire, siamo orgogliosi di essere rappresentati come Baroni Rossi da questo team che veramente ci rappresenta in Italia e all'estero con dei risultati indescrivibili, e la loro professionalità fa sì che tanti altri ragazzi si avvicinino a questa disciplina sportiva, perché è una vera e propria disciplina sportiva che dà sì tante emozioni,
tante possibilità, ma sicuramente se fatte nel giusto modo. Dunque credo che quello che stanno dimostrando è che la loro tenacia, la loro caparbietà e professionalità sta dando dei risultati veramente eccellenti. Dunque un grazie da parte di tutti i Baroni Rotti, e siamo onorati di essere qui e di essere rappresentati da voi. Grazie. Grazie Baroni Rotti. Ripeto, come diceva Marco, appunto, i Baroni Rotti sono la federazione che riunisce tutti i piloti disabili italiani, di cui appunto il WIFLE Team rappresenta un po' il portabandiera, il portavoce. Allora, intanto è arrivata Lena, che sorpresa. Un saluto direi che è giusto farlo, poi faremo un rapidissimo saluto finale da parte dei padroni di casa. Sì, buongiorno a tutti, come già ho avuto modo un paio d'ore fa di salutare tutti quanti, rinnovo, ecco, appunto, porto il saluto dalla direzione aeroportuale dell'ENAC, ma non solo, visto che ho appena lasciato l'INADE, il presidente dell'ENAC che era di passaggio, e anche lui invia ovviamente un saluto a questa iniziativa. E nient'altro, certo, noi appunto come autorità dell'aviazione civile italiana seguiamo con interesse e favoriamo laddove possibile iniziative di questo tipo e sosteniamo questo tipo di aviazione in collaborazione poi con le strutture locali e le organizzazioni nazionali e territoriali che rappresentate qui. Quindi di nuovo rinnovo i saluti della direzione aeroportuale che umilmente rappresento in quanto semplice ispettore aeroportuale e dell'ENAC tutta quanta. Ringrazio e buona giornata a tutti. Allora inviterei il presidente dell'Aeroclub Rinaldo per un rapido giro di saluti. Intanto ci ha raggiunto il sindaco di Bresso, che invito qui a raggiungerci per un saluto. E poi le conclusioni finali al sottosegretario alla Regione Lombardia. Allora, cominciamo con i padroni di casa. A furia di sentir dire che sono padroni di casa, magari alla fine ci crederò, ma come ho detto non è così. Signori, grazie a tutti per questa splendida giornata, grazie ai protagonisti. Si nota anche una certa ironia sui Baroni Rotti, no? Dicevo prima che ci insegnano che il limite è sempre oltre dove non lo poniamo, anche nella capacità di essere autoironici. È stata una giornata fantastica, mi auguro di vederli volare il prima possibile e di poter essere noi lì ad applaudirli con i nostri amici di sempre, con altri nuovi amici. Ricordiamoci anche per quelli che hanno limiti più stretti, quelli cosiddetti normodotati. Qui c'è una bellissima scuola di volo e spero che in un tempo ragionevolmente breve non ci possa essere più distinzione tra come dire, piloti non rotti e rotti, e se possa avere anche qui la possibilità di insegnare, di avere un PPL con magari il secondo, visto che il primo non ce l'abbiamo fatta. Ma in questi anni abbiamo fatto tanta fatica anche soltanto a esserci, ma magari fra qualche anno avremo la gioia di poter avere uno di noi, non di voi, uno di noi che, come è stato spiegato prima, riesce a usare le due cloche. È facile, sì, molto, molto facile. Vabbè, questa sfida è lanciata e la prendo. Potrebbe essere l'occasione per avercela. Io sarei veramente molto felice. Quindi, grazie davvero a tutti. E niente, Rinaldo, finisci tu. Finisco io, grazie Antonio. Volevo esternarvi davvero la mia commozione, perché intanto ringrazio Alessandro per quello che ha detto sulla nostra associazione. Dove ci sono i piloti c'è anche Opa Italia, è un piacere e un onore per noi rappresentarli tutti e discutere difendendoli nei vari tavoli in cui siamo impegnati. Io sono nato qui in Aeroclub Milano aeronauticamente 39 anni fa, e questo battesimo di oggi è una ragione in più per essere emozionato, perché è un battesimo così particolare
che credo che ognuno di noi se lo ricorderà per un pezzo. Noi piloti abbiamo sempre qualcosa da imparare, un pilota non smette mai di imparare, e devo aggiungere che noi da questi ragazzi che volano abbiamo da imparare ancora tante cose. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie. Io vi porto chiaramente i saluti e ringraziamenti al Comune di Bresso. Io ho una fortuna, da 3 anni faccio il sindaco di questo comune e sono anche assessore allo sport. Intanto io avevo 3 obiettivi, sono anch'io ingegnere, quindi vado sul concreto. 2 li sto già mettendo in pista, nel senso che il primo era avere un palazzetto inclusivo. In questi giorni ringrazio Regione Lombardia che è qui, abbiamo chiuso l'accordo di programma, cofinanzieremo insieme un palazzetto inclusivo per lo sport indoor, e quindi vogliamo essere il cuore nella città metropolitana di uno sviluppo di società sportive, di possibilità di fare sport. Vediamo quanto, l'avete ricordato voi, le Olimpiadi ci fanno capire che dobbiamo andare veramente a dare tante occasioni di sport per soprattutto i ragazzi più giovani, per farli, come dire, capire, no? E aiutare. Il secondo obiettivo era il centro sportivo che sta dall'altra parte del comune, e qui ho vinto il bando sport e periferie e faremo una pista di atletica inclusiva, perfetto. E secondo, il terzo è qua, lo dico, per me il terzo obiettivo, perché questo è anche, come dire, uno spazio sportivo, ha tante funzioni, ENAC è qui e secondo me qui c'è fare il terzo obiettivo. Ci stiamo lavorando anche su questo con tutti gli attori qui presenti, la regione è al tavolo, chiaramente regione ha degli interessi importanti con ENAC, il 118, il servizio di sicurezza, la protezione civile, l'Aero Club è un luogo di formazione, prima sentivo come la burocrazia è stata difficile, uno scoglio, ecco, noi ci impegniamo, e parlo a nome delle amministrazioni coinvolte, perché ripensando nei limiti del possibile, perché poi si fanno i conti, nel senso che questo aeroporto, se si potrà, le occasioni di formazione, io dico inclusiva, dal volo completo, anche per i passeggeri, perché ci sono anche, volendo 2 posti dietro, magari in qualche aereo, e perché no, potrebbe essere un'occasione. Ecco, io l'impegno che prendo, visto che stiamo lavorando molto bene con ENAC, che è disponibile all'ascolto, la regione che ha l'importante insediamento qui dell'Areu 118 e l'Aero Club che è il suo spirito, quello di portare le persone a volare, ecco, perché no, prendiamoci un po' questa, ascoltando e portandomi a casa, credo che veramente il terzo obiettivo comune in questo caso, e qui anche noi dovremmo lavorare in team, e perché no, tra qualche anno vederci qua dicendo che questo è diventato un aeroporto inclusivo, dove cioè chiunque possa avvicinarsi al volo come vuole, come può. Quindi vi ringrazio la testimonianza, io ringrazio tutti e ecco, oggi ho apprezzato ancora di più come venire all'aeroporto grazie all'invito dell'Aero Club sia sempre, come dire, appassionante. Voi mi avete trasmesso questa vostra passione e un sogno, ecco, abbiamo condiviso forse un sogno, ci lavoriamo insieme se tutti siamo d'accordo. Grazie sindaco, bellissime parole. Approfitto solo per fare un rapidissimo sorvolo sull'aspetto delle scuole. Di scuole per piloti disabili ce ne sono in Italia. Eric ne è titolare di una a Venezia, c'è quella dei Baroni Dotti a Serristori, adesso non le ricordo tutte, ce ne saranno sicuramente altre, ma in particolare mi premeva di ricordare che l'aereo di Marco, l'ultraleggero di Marco, quello che aveva prima dell'RV, è stato venduto proprio a una scuola di volo in Lazio che continuerà l'eredità dei Baroni Dotti e dell'Ultra Team insegnando a pilotare anche a persone disabili, diciamo da Roma in giù, visto che fino da Roma in giù prima non c'era alcuna scuola. Io lascio velocissimamente la parola al sottosegretario. Io le strappo una promessa. Allora, fra qualche anno fra Milano e Cortina ci saranno le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Le Olimpiadi le apriranno le Frecce Tricolori, le Paralimpiadi le apriamo noi. Assolutamente sì, io penso che si debba andare nella maniera più assoluta in questa direzione, però cerco, ormai sono stati toccati tutti i punti, cerco di chiudere un po' il cerchio e parlare di una cosa che non è stata toccata, ma che io
considero molto importante e rilevante. A parte che con ENAC c'è un rapporto straordinario, stiamo per firmare un accordo di un progetto che ovviamente è nello stato embrionale, quindi però insomma si sta andando verso una visione da qua ai prossimi 10 anni. Però c'è l'aspetto produttivo. L'aspetto produttivo dice che qui in Regione Lombardia noi abbiamo circa 200 aziende che si occupano di aerospazio. Noi qui in Regione Lombardia l'unica regione in Italia che fa i tre livelli, noi facciamo satelliti, facciamo aerei, facciamo elicotteri. C'è la sede di Leonardo ovviamente. E proprio ieri sera, per contestualizzare, di questo ne vado veramente fiero, c'è un rapporto straordinario con questo cluster. Hanno circa 200 aziende, danno da lavorare a quasi 18.000 addetti e quindi dipendenti, è un indotto più o meno di 7-8 miliardi di euro all'anno che entrano e che escono da Regione Lombardia in termini di importazione e di esportazione. Però proprio ieri sera ho sentito l'ingegner Vallerani, il presidente del cluster che pensavo di trovare qui, che mi ha detto che c'è un'azienda lombarda che produce proprio un componente che consente il volo alle persone disabili. Ecco, questa è sinergia, questa è la necessità. Io non conosco il nome poi, però mi ha detto che c'è questa azienda, questa è la sinergia, questo è il percorso. Ovviamente per noi di Regione Lombardia questo ci fa capire che è una piccola briciola, piccola, all'interno di tutto lo straordinario lavoro che fate voi quotidianamente, vuol dire che anche noi giochiamo in questa squadra. Grazie mille. E poi si è parlato tanto di inclusione, no? Stamattina devo dire che il Wifi Team rappresenta proprio la quintessenza dell'inclusione, perché integra piloti disabili e non disabili, proprio perché in volo alla fine siamo tutti uguali. Cioè, l'uomo non è nato per volare, lo dice sempre il nostro comandante. Imparato a farlo interfacciandosi con una macchina. Alcuni hanno imparato a farlo in un modo, loro lo fanno in un altro, ma alla fine in cielo siamo tutti uguali e si vola tutti allo stesso modo. Io intanto ringrazio tutti voi, ringrazio anche i colleghi giornalisti, in particolare, perdonatemi, ma ci tengo a salutare con affetto Antonio Giuseppe Mallafarina del Corriere della Sera, che è qui con noi. Anche lui, come vedete, è una persona disabile, però non ha voluto mancare per far avere il suo sostegno al Wifi Team. Allora, grazie a tutti. Chi deve fare delle interviste, i piloti li faccio rimanere qui, tutti gli altri pian piano, con calma, mantenendo il distanziamento, mi raccomando, possono avviarsi al giardino per un rinfresco. Dateci qualche minuto per organizzare. Ah, dovete attraversare il ristorante, ok, quindi fare il giro di là. Dateci un attimo per organizzarci, perché vi distribuiremo delle magliette. Grazie ancora di tutti e viva il Wifi Team.